elettrizzata per il ballo di mezzanotte. Oh, anch'io, Laura. Sto andando a provare il vestito che indosserò stasera. Spero che ti piaccia. Ho scelto il colore che sta bene con i tuoi occhi. Adesso gli occhi così arrossati che si intonerebbero solo con il rosso. Sono stato su tutta la notte per finire quel compito. Ti capisco benissimo. Io ho impiegato tutta la settimana per farlo, ma riuscirò a finirlo entro stasera. Senti, ti richiamo più tardi. Il sarto arriverà da un momento all'altro. Ti fai un vestito nuovo? Per forza, visto che mi hanno scelto come principe del ballo di mezzanotte. Oh, fantastico. Spero che scelgano qualcuna carina come principessa. Sarà carina se sceglieranno te. Oh, Roy. Siamo arrivati. Bene, era ora. Mademoiselle Bianca, ha un aspetto, come si dice, radioso. Con questo straccetto? Ma ho disegnato questo modello per lei la settimana scorsa. Beh, la moda va così. Questa settimana va forte, la prossima è out. Adesso mi mostri i suoi abiti da sera più in. Ma certamente. Posso offrirle un piccolo tartino? Magari gradirebbe una tartina all'aragosta. T'ho trovato del succo. Io ne prendo un po'. Oh, penoso. Il succo d'uva del Marocco è out già da martedì scorso. Scusa, non lo sapevo. Ah, vorrei vedere gli abiti da sera per il ballo di mezzanotte. Questo no. Sì. Questo vestito è uno sballo. Ed è mio. Mio. Scordatelo, perché questo vestito è mio. Bianca, non puoi farlo. È da più di un mese che sto cercando un vestito come questo. Monsieur Ralph? La prego di informare Mademoiselle che mentre lei lo cercava, io l'ho comperato. Non ci posso credere, avresti il coraggio di togliermi il vestito di dosso. Ma certo, nell'amore e nello shopping tutto è lecito. Oh, crudele del cielo. Va bene, mi faccio vedere il campionario. Questo lo prendo, questo anche. Il mondo è pieno di gente crudele e malvagia. Oh, vengo a me. Aspetta, cara, bevi un po' di succo d'uva del Marocco, ti tirerà su. Oh. Mon Dieu, questa macchia non verrà mai più via. Sai cosa ti dico, tesoro? Ora che ci penso, il vestito è tuo. No! Ecco, questo è il vestito che cercavo. È assolutamente perfetto. Mi spiace, Mademoiselle Bianca, ma quello non è disponibile. Non è disponibile? Per me tutto è disponibile. È già stato pagato. Mademoiselle Laura l'ha ordinato. Mademoiselle Laura? Guglielmo, ce ne andiamo? Ma, mademoiselle, il suo ordine! Prenderò tutti, ma proprio tutti i modelli del campionario e me li consegnerà personalmente entro le 6 di stasera. Entro stasera? Ma dovrò assumere tutte le sarte di Beverly Hills per riuscire a farcela. Lo so. E le sarò davvero grata per questo. Ciao, Guglielmo. Ciao, Bianca. Oh, ciao, cara. Oh, no! Guglielmo, sei il solito impedito! Ma non puoi guardare dove cadi? Bianca, va tutto bene? Ma certo, prima che il tuo felino venisse ad importunare la mia adorata Anastasia. Liala, perché? È dolce come uno zuccherino. Ora capisco perché mi piacerebbe affogarla nel tè bollente. Oh, Bianca, tu scherzi sempre. Temo che scherzerà quando diventerò la principessa del ballo. Se Laura si presenta al ballo di mezzanotte con quel vestito, potrei anche non essere eletta principessa. Ma cosa dici, Bianca? Non c'è nessun'altra bella come te. Ah, questo lo so bene. Ma deve essere sicura di vincere. Può darsi che Laura non ci possa andare. Beh, questa potrebbe essere
una possibilità. Ora devo tornare al mio lavoro. Non l'hai ancora finito? No, mi manca la ricerca di storia. Dacci dentro, ragazza, conosci le regole. Se non finisci la ricerca di storia, niente ballo di mezzanotte. E non vorrei che questo accadesse. Neanch'io lo vorrei. Ci vediamo stasera, allora. Finisci la ricerca prima di dirlo. Ciao. Ciao. Oh no, Liala, cosa stai facendo? Ti ho già detto che non devi mai toccare i miei dischetti. Per fortuna che non era quello con la mia ricerca di storia. Il mio piccolo tesorino vorrebbe qualcosa da mangiare? Con piacere, ho una fame. Che ne dici di una bella bistecca alla fiorentina ben cotta? Non sta parlando con te. Come viene il mio compito? Se lavoro senza sosta per le prossime 11 ore, forse riuscirò a finirlo in tempo. Sarà meglio, conosci le regole. Niente compito, niente ballo di mezzanotte. Mi è venuta una brillantissima idea. Ti fai il compito da sola? Oh, non essere ridicolo e continua a lavorare. Io torno subito. Oh, Bianca. Ecco, quando lei apre la porta, tu sai cosa fare, vero? Oh, perfetto! Di detenzione? Oh, che cosa orribile! Mi viene la nausea soltanto a pensarci! Quel postaccio orribile è forse peggio di una prigione! Molto peggio! È come essere in una sala delle torture medievali! Grazie, James! Che non posso fare un massaggio al latte. Che sta succedendo, Bianca? Tesoro, qual è il problema? Dicono che non hanno più posto per tutto il giorno, ma io devo assolutamente fare quel massaggio. Ma tu hai aspettato fino all'ultimo minuto. Ma che scoperta! Così sarei stata la più fresca di tutte al ballo di stasera. Sei proprio sfortunata, Bianca. Sembra che non ci sia neanche un buco. Ti spiace se guardo io? Oh no, credo che si sia rotta. Che cosa è successo? Ti si è rotta la mano? Molto peggio. Ho rotto l'unghia. Ecco qua, ho trovato. Si è liberato? Laura oggi non si farà vedere qui. E da nessun'altra parte, penso. Accidenti, non finirò mai il tempo.
Laura! Ehi, Laura! Roy! Ma che cosa ci fai qui? Come stai andando? Ce la fai a finire in tempo per il ballo? No, non credo proprio, Roy. Probabilmente sarò incollata qui per tutto il weekend. Vorrei proprio che venissi. Saresti di certo eletta principessa. Lo vorrei tanto anch'io, ma lo sai, devo obbedire alle regole. Ecco una cosa per ricordarti che io penserò a te. Oh. Anch'io penserò a te. Peggio di quel che dicono. La stanno picchiando. Oh, piccolino, ti senti bene? Lo sai, stavo per chiederti la stessa cosa. Sono soltanto un po' depressa. Non posso andare al ballo di mezzanotte. Ti capisco perfettamente e neanch'io ci vado. Potrò andare in nessun posto finché non avrò finito questo compito. Wow, e devi scriverlo a mano. Ah, roba da primitivi. L'avevo già fatto sul mio computer, ma Liala si è mangiata il dischetto. Forse no, Laura. Cosa vorresti dire? Aspetta, prima analizziamo l'effettiva gravità del... Proprio come sospettavo. Incisivi di cane. Vuoi dire? Esattamente. Liala è innocente. Un cane ha morso questo dischetto. Un cane? Ma io non ho nessun... Oh, Anastasia! Ecco chi è stato! Però c'è una piccola possibilità che riesca a recuperare il tuo lavoro. Davvero? Sì, ma dovrò adoperare il mio computer. Beh, cosa stiamo aspettando? Oh. Oh. Incrocia le dita. Oh, sono così nervosa. Ho scritto un programma antimorto. Se funziona, recuperiamo il tuo compito. Ma funziona! Sta funzionando davvero! Lo sai, sei un piccolo genio! Sì, lo so! Wow! Consegnato in tempo. Adesso non mi resta che ritirare il vestito. Beh, cosa stiamo aspettando? Ehi, è proprio un bel vestito. Oh no, è chiuso. E non c'è più nessuno. Non ti preoccupare, Laura. Ho io quello che ci vuole. E che cos'è? Ho una mia piccola invenzione. Si chiama McTech the Tech. È per investigatori privati. Può aprire tutte le serrature del mondo. Voilà! Ma noi non possiamo entrare là dentro in questo modo. È contro la legge. Hai già pagato quel vestito, non è vero? Non ha importanza. Noi non entreremo in questo negozio. Ma il ballo? Probabilmente è destino che non ci possa andare. Aspetta un attimo. Credi di saper fare uno schizzo di quel vestito? Credo di sì. Grande, andiamo! E dove andiamo? Al mio laboratorio! A che punto sei? Ho quasi finito. Che stoffa preferisci? Ho il taffetà, il lino, il cashmere... Seta! Ok, seta.
bianco. È bianco, sì. Sì, è bellissima. 10 metri dovrebbero bastare. Bene, attacca la staffa al gancio in alto. Che cosa facciamo adesso? Vai a vedere. Posso solo dire... Oh, sei fantastico! Avrei potuto fare di meglio avendo più tempo. Oh, il tempo! Dobbiamo sbrigarci! Oh, oh no, non ci entro! Trattieni il respiro! Oh, oh, accidenti! Sarà dura riuscire a guidare in questa posizione! Hai ragione. Ho avuto un'idea. Seguimi. Però promettimi di non ridere. Ho progettato questa cosa quando ero ancora un bambino. Sembra una grossa zucca. Ma se non altro il tuo vestito c'entrerà. Andiamo. Ragazzi, è quasi mezzanotte, prendete le schede. Quando l'orologio batterà le 12, voteremo per la principessa del ballo. Ehi, Roy, sai, ti volevo dire che tu e Bianca siete una magnifica coppia. Sembrate proprio fatti l'uno per l'altro. Oh, ti ringrazio, Rossella. Sei molto dolce e carina. Proprio come ti avevo suggerito io. A quanto pare è meglio che ti abitui ad avermi vicino, mio principe azzurro. Ok, gente, sbrigatevi a votare. E ora imbucate le vostre schede. Ok, abbiamo i risultati. Con 82 voti, la principessa del ballo di mezzanotte di quest'anno è... Laura! Brava! Guglielmo, sei completamente impazzito! Oh, scusami! E la seconda classificata con un voto è... Bianca! Un voto? Ciò significa che tu non hai votato per me! Ecco, io non ho resistito, vedi? Il bianco è il mio colore preferito! Oh, però non è il bianco che vuoi! Quando ti avrò preso sarai ricoperto di particolari bianche! Ne valeva la pena. A me niente bacio, principessa? Se proprio insisti, mio principe. Storia niente ballo di mezzanotte. E non vorrei che questo accadesse. Neanch'io lo vorrei. Ci vediamo stasera, allora. Finisci la ricerca prima di dirlo. Ciao. Ciao. Oh no, Liala! Cosa stai facendo? Ti ho già detto che non devi mai toccare i miei dischetti. Per fortuna che non era quello con la mia ricerca di storia. Il
Il mio piccolo tesorino vorrebbe qualcosa da mangiare? Con piacere, ho una fame. Che ne dici di una bella bistecca alla fiorentina ben cotta? Non sta parlando con te. Come viene il mio compito? Se lavoro senza sosta per le prossime 11 ore, forse riuscirò a finirlo in tempo. Sarà meglio. Conosci le regole. Niente compito, niente ballo di mezzanotte. Mi è venuta una brillantissima idea. Ti fai il compito da sola? Oh, non essere ridicolo e continua a lavorare. Io torno subito. Oh, Bianca. Ecco, quando lei apre la porta, tu sai cosa fare, vero? Oh, perfetto! Di detenzione? Oh, che cosa orribile! Mi viene la nausea soltanto a pensarci! Quel postaccio orribile è forse peggio di una prigione! Molto peggio! È come essere in una sala delle torture medievali! Grazie, James! Che non posso fare un massaggio al latte. Che sta succedendo, Bianca? Tesoro, qual è il problema? Dicono che non hanno più posta del Marocco e out già da martedì scorso. Scusa, non lo sapevo. Ah, vorrei vedere gli abiti da sera per il ballo di mezzanotte. Prenderò questo, questo. Ah, questo no. Questo, questo. Ah, questo no. Sì, 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 sì. Questo vestito è uno sballo. Ed è mio. 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 Scordatelo, perché questo vestito è mio, mio, mio. Bianca, non puoi farlo. È da più di un mese che sto cercando un vestito come questo. Messer Al? La prego di informare Mademoiselle che mentre lei lo cercava, io l'ho comprato. Non ci posso credere, avresti il coraggio di togliermi il vestito di dosso. Ma certo, nell'amore e nello shopping tutto è lecito. Oh, crudele, crudele del cielo. Va bene, mi faccio vedere il campionario. Questo lo prendo, questo anche. Il mondo è pieno di gente crudele e malvagia. Oh, vengo a me. Aspetta, cara, bevi un po' di succo d'uva del Marocco, ti tirerà su. Mon Dieu! Questa macchia non verrà mai più via. Sai cosa ti dico, tesoro? Ora che ci penso, il vestito è tuo. No! Ecco, questo è il vestito che cercavo. È assolutamente perfetto. Mi spiace, Mademoiselle Bianca, ma quello non è disponibile. Non è disponibile. Per me tutto è disponibile. È già stato pagato. Mademoiselle Laura l'ha ordinato. Mademoiselle Laura? Guglielmo!
Sono così elettrizzata per il ballo di mezzanotte. Oh, anch'io, Laura. Sto andando a provare il vestito che indosserò stasera. Spero che ti piaccia. Ho scelto il colore che sta bene con i tuoi occhi. Adesso gli occhi così arrossati che si intonerebbero solo con il rosso. Sono stato su tutta la notte per finire quel compito. Ti capisco benissimo. Io ho impiegato tutta la settimana per farlo, ma riuscirò a finirlo entro stasera. Senti, ti richiamo più tardi. Il sarto arriverà da un momento all'altro. Ti fai un vestito nuovo? Per forza, visto che mi hanno scelto come principe del ballo di mezzanotte. Oh, fantastico. Spero che scelgano qualcuna carina come principessa. Sarà carina se sceglieranno te. Oh, Roy. Siamo arrivati. Bene, era ora. Mademoiselle Bianca ha un aspetto, come si dice, radioso. Con questo straccetto? Ma ho disegnato questo modello per lei la settimana scorsa. Beh, la moda va così. Questa settimana va forte, la prossima è out. Adesso mi mostri i suoi abiti da sera più in. Ma certamente. Posso offrirle un piccolo spettino? Magari gradirebbe una tartina all'aragosta. T'ho trovato del succo. Io ne prendo un po'. Oh, penoso. Il succo d'uva. Ma ce ne andiamo. Ma, mademoiselle, il suo ordine. Prenderò tutti, ma proprio tutti i modelli del campionario. E me li consegnerà personalmente entro le 6 di stasera. Entro stasera? Ma dovrò assumere tutte le sarte di Beverly Hills per riuscire a farcela. Lo so. E le sarò davvero grata per questo. Ciao, Guglielmo. Ciao, Bianca. Oh, ciao, cara. Dove cadi? Bianca, va tutto bene? Ma certo, prima che il tuo felino venisse ad importunare la mia adorata Anastasia. Liana, perché? È dolce come uno zuccherino. Ora capisco perché mi piacerebbe affogarla nel tè bollente. Oh, Bianca, tu scherzi sempre. Vedremo che scherzerà quando diventerò la principessa del ballo. Se Laura si presenta al ballo di mezzanotte con quel vestito, potrei anche non essere eletta principessa. Ma cosa dici, Bianca? Non c'è nessun'altra bella come te. Ah, oh, questo lo so bene. Ma è sicura di vincere. Può darsi che Laura non ci possa andare. Beh, questa potrebbe essere una possibilità. Ora devo tornare al mio lavoro. Non l'hai ancora finito? No, mi manca la ricerca di storia. Dacci dentro, ragazza. Conosci le regole. Se non finisci la ricerca di...